C'è una via d'uscita.
so da dove cominciare. Incontenevoli saltiamo, il mio spirito preparo.
Non si può certo dire.
dire che siano stupidi, eh? Dai, comincia, cretina! Mi piace farlo, ma io non so, non so credere più. Qualcosa è dentro di me, non so decidere se devo pensarmi o riderci su. Io che volevo solo andarmene da qui, ora lo so, qualcosa cambierà, felice sarà. Il tuo filmato è bello, mi piace, ti voglio nella mia squadra. Ti arriverà il contratto? Soldini, soldini. Marchi, dammi una telefonata al 970-4301 o magari casa mia 863-5407 oppure il cellulare 995-630-080 oppure vado in email alla rami.alexi.com oppure puoi venire a trovare... Thank you.
panoramica sulla piazzola vuota. Roger è giù nell'appartamento di Mimì, dove è rimasto da circa 2 mesi, che se continua a parlare di vendere la sua chitarra e andarsene via dalla città. Ancora geloso di Betty. Dio solo sa dove sia Angel e Collins. Potrebbero essere quel nuovo rifugio per poveri vicino al fiume o in una suite al Plaza. Morire, cioè, stava facendo delle prove. Ho detto ancora un'altra volta dall'inizio. E io ho detto di no. Parlano così da una settimana. Ammesso che questo sia parlare. Io sono qui, da nessuna parte. E la frase che dovrai dire è: Cyber Arts e il suo sponsor Grey Communication sono lieti di calmare la ricorda della vigilia di Natale. Cosa ci trovi tanto difficile? Cazzo, non è nelle mie corde. Io preferisco la mia versione. Tu vestita da barbotta per protestare all'inizio dei lavori. È una metafora, non lo capisci? È veramente imbarazzante. Adesso basta, signora Sapienza, mi hai rotto. Cosa? Dall'inizio dell'anno non ho neppure fiatato. Io lo so che tu dirigessi. Non mi sono neanche fatta il piercing ai capezzoli perché lo trovavi volgare. Già stasera non sono rimasta a ballare al Trip Trap perché volevo andare a casa. Credi che non ti abbia visto tentare che vado alla vestita di bomba? E tu fai tutto questo casino per questa cazzata? Ci saranno sempre. Oh,
perso la chiave, vero? Magari sei andata fuori per una passeggiata. Chissà, forse è diventata tua madre. E come sta, Benny? Lavorerò su stasera. Aspetta. Vorrei dirti. Non importa. Buona primavera. Love you.
Vancouver di Alex Darling, che sulle spiagge che mi diverto e tu che fai? Ciccio, un'altra volta che ti saluta. Dai, scherzo, cerchiamo registi e tu hai bisogno di soldi e lo sai molto bene. Quindi rispondi, ricorda sempre i bei soldini, soldini. Marchi, vendici la tua anima. E dai, scherzo, ma aspetto. Thank you.
te. Invece di fare
che mi fai anche tu. Questa famiglia non ci sarà più. Il George ci ha insegnato che nell'amore dobbiamo credere. Facciamo che non sia un addio. Oh, c'è forse il chiodo? Mi sei mancato da morire! Anche tu sei da mancato un po' profonda, la tua splendida bocca, la tua... Oh. Cosa? Non la dolce? Cos'hai fatto? Mi hai dato molto sulla lingua. No, non è vero. E allora perché sanguina? Ma la lingua mia, la lingua che sta a vedere! Ma non toccare mai! Non sto cercando di... Thomas P. Collins. Eccomi. Una clinica, mamma.